Buonasera a tutti, amici viaggiatori. Come vi state rendendo conto, stasera abbiamo dei problemi tecnici, ma questo non ci bloccherà. Allora, innanzitutto, di nuovo buonasera a tutti. Stasera parleremo in particolar modo della Bosnia Erzegovina. E innanzitutto vi ricordo, vabbè, come è di prassi, un po' la storia di Otra. Otra nasce nel 2005 in modo molto informale come forum di viaggiatori che vogliono condividere le proprie esperienze di viaggio. Con gli anni i viaggiatori aumentano di numero, si conoscono sempre più, diventano amici e quindi sentono l'esigenza di dare una struttura formale a questo gruppo. E quindi nel 2011 nasce una vera e propria associazione che è attiva organizzando viaggi all'estero e in Italia, e in Italia soprattutto vengono organizzati dei raduni periodicamente che vedono la partecipazione di decine di viaggiatori. Poi per saperne di più chiaramente potete utilizzare i nostri contatti. A questo punto vi dirò che entriamo un pochino nel vivo della conferenza. Ripeto prima nuovamente che stasera purtroppo abbiamo dei problemi tecnici che sono iniziati l'altra volta quando ho osato citare i poteri forti che hanno subito compromesso la connessione internet. Poi mi sono arrivati dei messaggi, tranquilli, stasera ho staccato il telefono. Allora, iniziamo dalle nostre travel star. Iniziamo da Claudio Berti da Verbania. Ciao. Ciao a tutti. Ciao. Abbiamo poi Claudio Serafini dalla ridente Rosate. Ciao a tutti, buonasera. Luca Tocco da Savona. Ciao a tutti. Questi che ho citato sono tutti soci storici di Otra e grandi viaggiatori. Ed infine abbiamo un nostro amico, anche egli viaggiatore, Marcello Cella. Ciao, da Pisa. Ciao. Che ricordo a tutti che Marcello è anche conduttore radiofonico del programma Balcania. A questo punto, come da scaletta, cederei la parola a Luca Tocco. Grazie Marco. Allora, quest'oggi io volevo parlarvi innanzitutto di un letterato molto importante della cultura e della letteratura serbo-croata e jugoslava, Ivo Andrić. E da qui ci addentreremo in due città da visitare. Poi parleremo anche di altre cose. Ivo Andrić è nato nel 1892 a Travnik, in Bosnia-Erzegovina, quindi nel cuore della Bosnia-Erzegovina, ed è morto nel 1975 a Belgrado. E quindi ha vissuto praticamente quasi tutto il Novecento, con tutti i cambiamenti che ci sono stati nei Balcani e nell'ex Jugoslavia. O gli austriaci, non ha vissuto propriamente forse il trapasso tra la dominazione ottomana e quella austriaca, visto che del congresso di Berlino del 1878 viene data alla regione dei Balcani, la Bosnia, sotto l'amministrazione austro-ungarica. Questo trapasso avvenne lentamente fino al 1908 e poi finì con la Seconda Guerra Mondiale nel 1918. Per quanto riguarda la casa di Ivo Andrić a Belgrado, ho provato varie volte a visitarla, ma non ci sono mai riuscito, perché in teoria doveva essere aperta, ma l'ho sempre trovata chiusa. Quindi prima o poi ci riusciremo, forse, ci riuscirò, magari qualcuno che è più fortunato di me, che andrà a Belgrado, riuscirà a vederla. Ma è più una cosa forse più feticistica. Molto interessante invece la casa di Travnik, perché se voi andate a Travnik, adesso parliamo appunto di Travnik nel concreto, potete visitare la casa natale di Ivo Andrić, che è una classica casa in stile turco-ottomano, perché comunque se voi salite sulla fortezza, consiglio sempre, come si può fare in molti tipi di viaggi, di salire in alto sulle fortezze in Albania, in Bosnia, in tanti altri posti, ma anche in Italia, che si può vedere la conformità appunto dei villaggi, della città dall'alto e capire bene come è strutturata
sia l'architettura sia vedere meglio la natura, i fiumi, le montagne. Infatti Travnik è molto interessante anche dal punto di vista naturalistico, perché se voi partite da Banja Luka e scendete giù verso Sarajevo, la strada è meravigliosa, la strada costeggia i fiumi e è in mezzo alle montagne, quindi anche solo il viaggio che si può fare in auto e si è molto più comodi, o anche in autobus come abbiamo fatto noi, e fermarsi in varie tappe che poi potremo anche approfondire nel corso di questa conferenza. Travnik è una città di stampo ottomana molto bella ed era anche molto importante dal punto di vista amministrativo, perché era la residenza del visir, del governatore, del sultano. E possiamo ancora trovare al giorno d'oggi moschee, scuole coraniche e molte testimonianze del passato ottomano. C'è il fiume Lasva che poi seguirete anche durante il tragitto venendo appunto da Banja Luka, oppure proseguendo verso Sarajevo. È anche un centro molto importante per il legno, per l'artigianato, per la tessitura. E quindi era molto importante anche dal punto di vista commerciale, oltre che diplomatico, perché c'erano anche delle delegazioni francesi, austriache, durante il periodo ottomano. Dal punto di vista storico c'è da vedere molto interessante la moschea Suleimania, con dei motivi ornamentali floreali sull'esterno, che sono tipici di alcune moschee della Bosnia, molto colorate, molto questi fiori stilizzati, questi disegni. E questa moschea vale la pena vederla già di sé. Ora volevo aprire un piccolo intermezzo sulle moschee ricostruite dalla Bosnia, perché voi sapete che comunque durante la guerra tra il 92 e il 95 la maggior parte delle moschee bosniache vennero danneggiate, bruciate, distrutte addirittura, e nel corso del tempo alcune sono state ricostruite, alcune sono state sistemate, alcune sono ancora in via di definizione. Per esempio questa moschea Suleimania sta adesso, già quando andammo noi anni fa, era comunque visitabile, comunque è stata ristrutturata e sistemata. Ultimamente, anche per preparare questa conferenza e per informarvi, perché poi è sempre interessante vedere come cambiano le cose, soprattutto in questi territori molto segnati dalla storia e da guerre comunque recenti, ma non recentissime, ma comunque mancavano anche i fondi per sistemare le cose. Per esempio, ho scoperto che a Banja Luka, dove eravamo stati, è stata ricostruita la moschea Feradia nel 2016, che non era visitabile quando andammo noi 8-9 anni fa, perché comunque non era rimasta nemmeno una pietra di quello della moschea originale turca, cioè ottomana, del 1579, quindi non c'era più nemmeno una pietra, è stato disperso anche il materiale di costruzione nei fiumi di qua e di là, ed è stata ricostruita comunque, ho visto anche le fotografie, in stile ottomano, come era più o meno in origine, ma una copia, perché comunque era impossibile, sia perché probabilmente mancavano i progetti, sia perché il materiale di costruzione non era più quello di una volta, però tant'è che nel 2016 è stata ricostruita e quindi si può visitare questa moschea che ha la parvenza di quello che poteva essere una volta. Lo stesso nella regione di Foča, c'è la moschea Lazza, che nel 2019, quindi recentemente, è stata finita con fondi turchi, anche questa in stile del passato, essendo del 1549, quindi queste moschee di più di 500 anni stanno tornando piano piano a nuova vita con fondi turchi soprattutto, e in parte penso anche dell'Arabia Saudita, non lo so precisamente. Quindi Travnik è una delle due città che vale la pena di visitare su questo percorso, seguendo appunto una rotta che segue gli scritti di Ivo Andrić, di cui consiglio di leggere I racconti di Sarajevo, Cronache di Travnik, che appunto basata sul luogo dove lui è nato, che parla soprattutto del periodo ottomano, e terza cosa, e adesso ci ricolleghiamo alla seconda città che volevo presentarvi, e il Ponte sulla Drina, che è il capolavoro di Ivo Andrić, che consiglia a chiunque di leggere, chi ama la letteratura, chi ama la storia, perché parla appunto in definitiva particolarmente del periodo ottomano. E quindi adesso ci spostiamo, proseguendo il nostro viaggio da Travnik, prendendo il nostro autobus oppure la nostra auto, se ne siamo dotati, andiamo a Sarajevo e da Sarajevo percorriamo ancora 80 km verso i confini con la Serbia, perché il confine tra Visegrad e la Serbia, e questa è Repubblica Serba di Bosnia, comunque Visegrad, è molto vicino,
troviamo il famoso Ponte sulla Drina, che è stato immortalato da Ivo Andrić nel suo più famoso romanzo, che gli è valso appunto il Nobel, quindi anche riconosciuto a livello internazionale, anche se in Italia non è molto famoso, nel 1961. Il Ponte sulla Drina è bellissimo, la città è piccola, circa 10.000 abitanti, era una città molto multietnica che è cambiato ovviamente anche per colpa della guerra. Un ponte lungo 200 metri, costruito dal famoso architetto Sinan tra il 1571, quindi più o meno queste moschee di cui vi ho parlato e questo ponte sono contemporanei, e il 1577. E vale la pena comunque fermarsi a Visegrad qualche ora, magari assaporarsi una birra nei localini che ci sono che danno sul fiume, rilassarsi, molto rilassante, e percorrere questo famoso ponte, che ha nel suo centro una specie di teca, che più che altro era una postazione delle guardie ottomane che controllavano il ponte, l'accesso al ponte. Quindi abbiamo delle iscrizioni su questo incavo, diciamo. E Visegrad vale veramente la pena per chi ama Ivo Andrić, ma anche per chi vuole vedere un luogo incantevole, perché comunque si sta molto bene. Questo ponte fu fatto da Mehmed Pasa Sokolovic, che era in origine un abitante di Visegrad, perché ai tempi degli ottomani venivano o rapiti oppure le varie famiglie del luogo bosniache dovevano dare uno dei innumerevoli figli, anche perché sapete che comunque, come in molti posti, le famiglie avevano tanti tanti figli una volta, e comunque veniva designato un figlio e dato all'impero ottomano e portato a Costantinopoli, dove comunque aveva un compito prestigioso questo ragazzo bosniaco, nel senso veniva inserito nel corpo dei giannizzari se valeva, e veniva, oltre alle varie studi religiosi, corani, eccetera, gli veniva insegnata l'arte militare, l'arte del combattimento, l'arte della difesa, perché comunque questi giannizzeri, anche se da noi il termine giannizzero ultimamente, negli ultimi anni, è più un termine un po' più dispregiativo, però erano le guardie del sultano, quindi avevano il diretto contatto col sultano ed erano responsabili della sua sicurezza, quindi era un corpo molto prestigioso. E da lì i giannizzeri potevano anche comunque far carriera e potevano essere rimandati in Bosnia, diventare amministratori di città, regioni, territori. E questo Sokolovic ritornò a Visegrad da giannizzero a amministratore per conto del Gran Visir, del sultano, e decise, anche in omaggio alla sua città, di costruire questo ponte. Questo ponte appunto di 200 metri, a varie campate. E quindi, come primo intervento, direi che per il momento è tutto. Vi ho illustrato queste due città, Travnik e Visegrad, che sono tra le meno conosciute rispetto a Mostar e Sarajevo, però vanno sicuramente la pena di essere viste. E magari, percorrendo questa strada che vi ho detto, si può anche fermare in una delle varie trattorie lungo la strada, dove si può mangiare un agnello alla brace, gustare tutte le specialità bosniache, in questo contesto bucolico meraviglioso. Per ora è tutto, poi ripasso la parola a Marco. Grazie. Allora, innanzitutto, ora non volevo fare una premessa. Innanzitutto ringrazio Luca Pingitore, che sta avendo dei problemi tecnici, è il nostro regista, direttore organizzativo di Otra. Io infatti mi trovo qui indegnamente a spippolare al computer. Ora proverò a reinserirlo, vediamo se mi riesce a fare il miracolo. Luca, ci senti? Io vi sento bene, voi? Adesso sì, perfetto. Bene, allora Don Lopez ha fatto il miracolo, bene così ragazzi. Allora sì, ci scusiamo con tutti per questi problemi tecnici, ma purtroppo va bene, è andata così. Quindi siamo un po' in emergenza, però proviamo comunque ad andare avanti. Allora, proverò, fin quando se funziona la connessione, proverò a, diciamo, un po' a come erano i programmi, a coordinare io gli interventi. Abbiamo sentito quindi Luca Tocco, che ci ha parlato quindi di Ivo Andrić e dei luoghi del Ponte sulla Drina, e ovviamente chi, parlando della Bosnia, non si poteva non parlare
di tutto ciò. Io in realtà avrei dovuto fare un intervento introduttivo, quindi sarei dovuto venire prima di Luca Tocco, però provo a farlo ora, per inquadrare la Bosnia. La volta precedente abbiamo parlato dei Balcani in generale, questa volta quindi, come avete visto, parliamo della Bosnia Erzegovina. In tutti i viaggi che ho fatto, ovviamente ci sono tanti posti che sono in cui ritorno torno con piacere, e ci sono sempre dei legami con alcuni posti, e anche la Bosnia c'ha dei piccoli, c'ha dei legami particolari, perché di tutto fu il primo viaggio che segnò il nostro sodalizio artistico, il sodalizio di viaggio con Luca Tocco. Fu la prima volta che viaggiamo insieme, poi fu il primo di una serie di tanti viaggi, e ci recammo proprio in Bosnia. Lui partì da Savona, io partì da Firenze, ci trovammo a Mestre e poi andammo in treno fino a Zagabria, poi in bus andammo tra i vari posti, Banja Luka, Sarajevo, Mostar, tornammo da Split in traghetto, fu un viaggio insomma in cui interessante. Poi io sono tornato tante altre volte in Bosnia e una volta sono andato anche in maniera istituzionale. In maniera istituzionale significa che sono andato per le elezioni presidenziali in qualità di osservatore internazionale. Quindi sono andato in festa appunto istituzionale. Per dire che la Bosnia è forse la regione più complessa che c'è, forse anche nel mondo si può dire, uno dei posti più complessi, sia a livello amministrativo che a livello etnico, perché si può dire che nasce da un po'. Nasce dagli accordi di Dayton negli Stati Uniti, quindi gli accordi di pace in seguito alla guerra dei Balcani degli anni 90, e, nel 1995. In realtà già prima ci fu nella conferenza a Washington, dove già si definirono un po' queste, la Bosnia e tutto il resto. È particolare perché è uno Stato che è formato da tre entità, la Federazione di Bosnia-Erzegovina, appunto, la Repubblica Serba di Bosnia, e poi il piccolissimo distretto di Bilčiko, che quasi nessuno conosce, e di cui noi poi ne parlerò in maniera più dettagliata in un prossimo mio intervento. Quindi già vedete com'è complicato. Tra l'altro poi ci sono tutti i governi regionali, quindi i governi della Repubblica Serba di Bosnia, della Federazione, ci sono i cantoni, ci sono i vari comuni, quindi è tutto a livello istituzionale un po', diciamo, la situazione è molto, molto complessa. Come è complesso il fatto che la Bosnia si presenta con tre etnie principali, che sono quelle bosniacca, quella croata e quella serba. Ci sono anche altre varie minoranze piccole, come non lo so, possono essere greci, possono essere albanesi, possono essere ebrei, va bene, ma questo ci sono dovunque. In realtà la Bosnia però ha una quarta etnia che è definita altri. Definita altri, spiegherò il perché. E, per esempio, una persona che ha una madre croata e un padre serbo, quindi non c'è predominanza tra le due etnie, è classificato nell'etnia altro, quindi ed ha problemi anche a livello burocratici, a livello istituzionale. È una sorta di, io la definisco così, una sorta di apolide a casa propria. Questo perché anche alle votazioni, questo poi, insomma, essendo stato lì come anche osservatore, ho visto queste dinamiche, ognuno può votare per il presidente per la propria etnia. Quindi alla fine ci sono, ogni 4 anni si vota per avere 3 presidenti che fanno la rotazione, 8 mesi si scambiano la poltrona. E quindi vedete com'è un posto molto, molto, molto complesso questa cosa qui. In realtà poi ci sarebbe anche un altro rappresentante che è nominato dall'esterno, dall'ONU, che dovrebbe controllare. Insomma, è un po', la situazione è molto, molto, molto complessa. Anche la lingua nell'ex Jugoslavia si chiama la lingua serbo-croata. In Bosnia si chiama lingua bosniaca, è la stessa cosa. È la stessa, sui pacchetti di sigarette, per esempio, io non fumo, però diciamo, si vedono, è scritto gli avvisi in 3 lingue, di cui una in cirillico, perché in Serbia e Macedonia si usa il cirillico. Anche la ne sa qualcosa. E anche, per esempio, la bandiera, questo lo dico, ma... anche perché lo posso dire, perché me l'hanno riportato anche dei ragazzi in Bosnia, quindi non è che lo voglio dire in maniera offensiva, però anche molte persone credono nella Bosnia ma non credono nella bandiera, perché mi hanno detto più di una volta, la bandiera è la bandiera fasulla creata a tavolino,
perché richiama tra l'altro il giallo e il blu, i colori dell'Unione Europea. Questo tutte piccole complessità che poi creano tutto quello che c'è, i problemi che ci sono nella Bosnia. Ora, l'ultima cosa, prima di lasciare spazio anche agli altri, è si vede, quello che voglio dire è che si vede soprattutto questo crogiuolo un po' di etnie di tutto, anche nella capitale Sarajevo, dove basta vedere solamente i vari quartieri. Se vai nel centro, quello che è considerato il centro storico, la Bashkashia, dove è un po' ottomana, però basta andare fuori nel quartiere di Garbavica o anche nel sobborgo di Dobrinje, vedi diverso, tra l'altro lì vedi davvero i segni della guerra, ancora ci sono i palazzi, come dico io, smitragliati, si vedono i fori delle pallottole. Se vai a Dobrinje, dove c'è l'aeroporto, poi c'è anche questo tunnel che serviva poi durante l'assedio di Sarajevo, una via di fuga, ma di questo poi ne parlerà Claudio Berti, ne parlerà con maggiori dettagli. E, quindi diciamo, la Bosnia è davvero un posto uno dei più complessi. Ora io lascio la parola anche agli altri, ovviamente, e diciamo che quindi c'è Claudio Berti che ci parlerà ora meglio appunto di Sarajevo, che ho leggermente introdotto. Ciao a tutti, allora di nuovo. Sì, Luca, tocca a me parlare di Sarajevo, in quanto l'ho visitata un paio di volte con molta attenzione. Ma su Sarajevo posso dire che forse i più, la gente magari meno attenta, meno curiosa, vengono in mente solamente momenti tristi collegati a questa città, come può essere il casus belli della Prima Guerra Mondiale oppure la recente guerra balcanica. Quindi per una persona che intende visitare questa città, io consiglio comunque di partire un attimo un po' preparato, quindi di informarsi di quello che è la sua storia, di quello che ha passato, ma soprattutto della sua natura di multiculturalità e comunque della sua rinascita sempre dopo un cattivo evento. Diciamo che chi visita Sarajevo non si deve aspettare di vedere una città come può essere Praga, una Parigi, una Roma, con monumenti bellissimi, ma proprio più deve entrare dentro per capire e avere il massimo da quello che, dal punto di vista emozionale, che può dare la città. Noi personalmente siamo arrivati da Belgrado a Sarajevo, passando tutta la campagna tramite un pulmino condiviso, 7 ore di viaggio, con soste in dogana, soste alla mangiare, e già questo comunque era un ingresso al territorio, perché man mano che ci allontanavamo vedevamo come cambiava il territorio. Quindi passavamo magari da vedere le chiese ortodosse a vedere più moschee, che queste segnano magari il passaggio e l'ingresso nel territorio bosniaco. Oltre a questo, oltre le chiese, un altro punto di riconoscimento erano le marche delle birre che si ritrovavano nei negozi esposti o nei baretti, perché si passava magari dalla Gelen, che era birra serba, alla Sarajevo, che invece è la tipica birra di bosniaca della capitale. Detto questo, posso dare alcuni spunti che trovo interessanti per chi va a visitare questa città. Allora, una cosa che caratterizza il luogo e purtroppo è i segni della guerra. Questi, come dicevi tu Luca prima, sono evidenti ancora non solamente nella parte periferica ma anche nella parte centrale. Quindi è facile trovare ancora dei palazzi con le facciate, tu dicevi, smitragliate o comunque con i fuori di proiettile. Questo purtroppo è ancora evidente. Ma oltre a questo possiamo trovare anche le famose Red Rose, che sono questi segni sulla zona pedonale che rappresentano la mina o la bomba che è esplosa durante il periodo dell'ultima guerra balcanica e che ha causato dei morti. Quindi è un altro segno molto forte che uno vede anche nella classica passeggiata centrale e se ne vedono ancora. Sempre riguardando questo triste argomento, una cosa che si trova a Sarajevo, che io suggerisco di visitare per chi ha tempo, per chi, come dicevo, ha avuto modo anche di studiare, analizzare un po', è la Galleria Luglio 95, che è una mostra, museo fotografico o di immagini dove viene rappresentata, diciamo, la parte finale della guerra con immagini veramente forti, dove veramente si capisce o comunque si può farsi una propria idea di quello che è stato l'ultimo periodo della guerra. Questo noi l'abbiamo visitata in 2 giorni proprio perché era veramente forte comunque le emozioni che ci avevano dato a noi personalmente questo luogo. Poi altri spunti della città magari un po' meno
diciamo, un po' più allegri, possono essere la, tipo, io suggerisco di andare a visitare anche il birrificio Sarajevo. Questo perché comunque, a parte per chi una buona birra è sempre, a chi piace, è sempre suggerita, ma soprattutto anche per vedere la location del birrificio, perché comunque è un birrificio che è molto è storico, ci trovi i tavoloni in legno, i lampadari dell'Ottocento, quindi anche uno entra dentro può immaginare la storia che ha vissuto, perché tutto il periodo austriaco, il periodo dell'occupazione comunque dei tedeschi, poi dopo tutta la parte successiva, quindi anche un immedesimarsi ed entrare nella storia della città, anche perché comunque il birrificio non si è mai fermato neanche durante il periodo della guerra, anzi si dice che comunque era anche la birra era merce di scambio tra i bosniaci e anche i serbi che comunque stavano sulle colline e dintorni. Questo poi è un'informazione che è stata riportata, poi può essere verificata, però diciamo che comunque è importante capire che il birrificio non si è mai neanche fermato. Detto questo, poi Luca, tu accennavi sempre della parte centrale anche della città, che è la parte della, diciamo, ottomana, musulmana. Qua veramente sembra di essere veramente in un angolo di Turchia nei Balcani, perché effettivamente ci sono, a parte le moschee o questa piazza comunque con i piccioni, molto bella, però è anche vedere questi caffè tipici dove vendono i baklava o i dolci turchi, in stile turco comunque, è veramente, ti sembra veramente di essere in una zona differente, non ti sembra di essere, diciamo, mi sembra quasi di essere proprio nella zona più di Istanbul o altro. E poi magari facendo pochi metri cambi totalmente zona, passi a vedere la biblioteca che era stata distrutta e poi ricostruita con i fondi dell'Unione Europea, i ponti della città, quindi è un continuo anche di alternarsi di zone. E poi chiudo con l'ultimo suggerimento che posso dare, è quello di comunque fare anche le zone periferiche della città. Tu hai citato il famoso tunnel, il triste tunnel, che era la zona che era praticamente, per chi non lo sa, era la zona che era dall'aeroporto, che era comunque sotto il controllo delle Nazioni Unite, consentiva sottoterra di collegare la zona abitata dalla gente di Sarajevo, quindi quella zona sotto assedio, quindi consentiva il trasporto di merci, di vivande, anche di persone. Noi quando siamo arrivati lì, noi abbiamo scelto di fare questa zona più quella che vi dirò dopo, della zona montana, con un mini tour con una persona, che un ragazzo della nostra età, tra l'altro, che ci ha raccontato anche la sua esperienza anche durante quel periodo, di com'era vivere durante il periodo della zona balcanica. Arriviamo in questa casa del tunnel che sembra una casa di campagna, ancora con i proiettili, cioè tutto ti immagini tranne di trovarti un tunnel sotterraneo che parta da lì. E lì, visitandolo, puoi vedere la costruzione, puoi vedere foto, immagini, e anche provare un pezzo a camminare che proprio ti fa rendere conto della difficoltà, perché noi abbiamo fatto qualche centinaio di metri, ma il tunnel era lungo chilometri, e quindi ti fa capire quello. Unito a quello, il ragazzo con cui poi abbiamo condiviso soprattutto tanto anche l'esperienza di vita, più che oltre del posto, cioè, gli abbiamo chiesto anche di portarci nella zona delle montagne olimpiche, perché comunque nell'84 Sarajevo ha ospitato le Olimpiadi invernali. Dato noi siamo andati ad aprile ed era tutto nevicava quel giorno, quindi era proprio, sembrava proprio di essere durante le Olimpiadi. Abbiamo visitato la zona del trampolino col podio, e quindi potevi fare la cosa, una camminata storica nella neve per noi, e più la zona della pista di bob con tutti i murales che poi ti riportavano in città, quindi anche vedere un po' quello che era, diciamo, uno degli ultimi segni della Jugoslavia unita, cosa che comunque puoi trovare anche nello stadio olimpico che è presente in città, che è in un quartiere ovviamente non centrale, dove c'è un museo, e comunque intorno allo stadio si vedono veramente tanti, diciamo, cimiteri con le croci, è veramente impressionante vedere come i prati intorno portano il ricordo anche del recente passato, triste passato. Ultima cosa, poi chiudo veramente. L'ultima cosa, se uno alla sera vuole uscire, un posto dove andare molto caratteristico è il Kino Bosna, spero di averlo pronunciato bene, che è un net cinema che tipo, possiamo pensare a un circolo nostrano, quindi non un posto patinato o altro. Noi abbiamo fatto un lunedì sera dove veramente sembrava di entrare in un mondo molto particolare, con questo fumo che avevamo, perché si può fumare dentro,
la gente che suonava, gente anziana che cantava le canzoni con canzoni probabilmente non le capivo, però sentivo proprio che c'era passione, nostalgia in queste canzoni. Quindi è un posto che, se uno vuole, magari dice, non voglio andare a vedere la classico locale di moda che posso trovare in qualunque posto, questo è uno dei posti che io consiglio per chi ha tempo e voglia di visitare. Sarebbe tanto da parlare su Sarajevo, poi cercate di essere un po' stringato per dare spazio a tutti, però è molto, una città che mi ha regalato con tantissime emozioni. Sarajevo è una città bellissima, insomma, è piena di vita, tra l'altro. Tra l'altro colgo l'occasione per dire che qualcosa già sto vedendo, stanno arrivando delle domande, e risponderemo, ora faremo tra un po' risponderemo alle prime domande, alcune ci sono già qualcosa. E io, collegandomi alla musica che tu hai parlato, alla notte, diciamo, di Sarajevo, io farei ora intervenire Marcello Cella, che è un grande amico di Otra, ed è il conduttore di Balcania, un programma che va in onda in streaming su Radio Roar, una radio pisana, ed è il sottotitolo è Suoni, storie e suoni dall'Europa dell'Est, quindi informazioni, approfondimenti culturali su tutto quello che è Europa dell'Est, da Trieste a destra, diciamo, del mappamondo, ecco. Marcello, quindi, anche poi, diciamo, insomma, poi per noi che siamo appassionati anche della regione, insomma, è un punto anche un po' di riferimento, a volte con notizie, e nel suo programma intervista tante volte personaggi proprio della zona, anche si occupa ovviamente anche di musica. E io volevo, proprio collegandomi al discorso di Claudio, diciamo, con Marcello ci parlerà un po', andiamo nell'argomento musica. Marcello, cosa ci suggerisci e cosa ci racconti? Sì, intanto buonasera a tutti. Intanto, parlando di Sarajevo, mi veniva in mente che c'è un locale che esisteva anche durante la guerra, diciamo, dell'ex Jugoslavia, che si chiama Underground, e che esiste ancora. È un rock club che è situato in una stradina laterale in mezzo ai grandi palazzoni della via Maresciallo Tito, insomma, la via centrale, una via laterale. È bellissima questa zona, perché è una zona che, proprio per il fatto che è molto chiusa, era uno dei pochi luoghi durante la guerra nell'ex Jugoslavia in cui, durante l'assedio, in cui le persone potevano andare con una certa sicurezza a vedersi anche qualche concerto, quando c'era l'elettricità, insomma, anche acustico. Cioè, è bellissimo, perché io ci sono stato 3 anni fa, esiste ancora, praticamente si entra dentro un sotterraneo, praticamente, cioè, non si nota neanche molto dalla strada, sembra di entrare dentro una cantina, praticamente, no? Invece poi si apre una grande sala concerti con un grande bar, insomma, e quando ci andai 3 anni fa c'era un gruppo che stava facendo le prove, quindi assistete un po' di prove così. Tra l'altro, di fianco esiste un bellissimo teatro che invece è situato dentro un palazzo al terzo piano, proprio perché, appunto, non si poteva, durante la guerra fu adattato un piano a teatro, per cui la gente, cioè, andava a teatro salendo i piani di un condominio, insomma, ecco, quindi, vabbè, questa è la curiosità, insomma. Per quanto riguarda la musica, beh, la Bosnia, come tutti i Balcani, è una fucina, cioè una scena molto musicale, molto ricca. Quando si parla di Bosnia viene sempre in mente Goran Bregovic, insomma, questo è il nome più famoso da noi, per via anche delle colonne sonore dei film di una parte, insomma, dei film di Emi Kusturica. Quindi è un musicista di Sarajevo, nato da padre croato e madre serba, se non vado errato. È nato proprio nella zona della, diciamo, zona turca, insomma, ottomana di Sarajevo. La cosa che è curiosa, noi lo conosciamo ora come un musicista internazionale. All'inizio lui era un musicista, cioè, a parte che era una specie di piccolo teppista, per cui veniva espulso da tutte le scuole di musica, e anche non solo, insomma, di Sarajevo. Ma la cosa curiosa è che lui, pochi sanno che lui, all'inizio della sua carriera, si iniziò un sodalizio con un altro musicista che si chiama Zeljko Bebek,
e cominciò a venire a suonare in Italia per un certo periodo, andava a suonare dei locali di Napoli e praticamente accompagnava, facendo questa musica folk, di stampo balcanico. Poi a un certo punto si stufarono di fare questa musica, cominciarono a fare una roba un po' più rock e il padrone locale li buttò fuori, li cacciò. A quel punto loro ricominciarono a fare delle serate e fecero anche delle serate di apertura sia a Napoli che a Ischia ai concerti dei Pooh. Questo, non so se... questa è una cosa curiosa. Ecco, prima questa... Poi a un certo punto, insomma... siccome la loro carriera non decolava un granché, la madre di Bregovic venne in Italia, si riprese il figlio e tutti i musicisti lo riportò in Bosnia, perché a Napoli probabilmente non aveva buone frequentazioni. E lì, tornato in Bosnia, lui portò avanti la sua carriera musicale formando questo saluto, attraversando vari gruppi, ma il gruppo più famoso è Bielo Dugme, che è il gruppo più famoso del cosiddetto Jugo Rock, cioè la scena rock dei Balcani fra gli anni 60 e gli anni 80. Insomma. Un gruppo rock che un po' viene considerato un po' una specie di Rolling Stones dei Balcani, che fu un grande collettore di controcultura, insomma, all'epoca. E soprattutto di controcultura antinazionalista. Infatti il Bielo Dugme, che ebbero un successo clamoroso, vendettero 1 milione di dischi, credo 2 milioni di dischi, insomma, fino alla fine degli anni 80, il Bielo Dugme si sciolsero all'inizio della guerra dell'ex Jugoslavia e si riformarono solo molti anni dopo. In realtà poi Bregovic aveva iniziato una sua carriera solista. Si riformarono, fecero anche dei concerti significativamente. Nel 2005 fecero una reunion, una famosa reunion, che fecero 3 concerti, uno a Sarajevo, uno a Zagabria e uno a Belgrado, proprio perché loro volevano dimostrare attraverso i loro concerti il loro spirito antinazionalista. E furono dei concerti clamorosi, perché furono i concerti più seguiti di tutta la storia della musica dei Balcani, perché fecero tipo 100.000 spettatori a Sarajevo, 70.000 a Zagabria e addirittura 200.000 spettatori a Belgrado, insomma una cosa clamorosa. Però nella sua carriera solista Bregovic è conosciuto per altre cose, per quella che qualcuno anche un po' spregiativamente definisce musica da matrimonio, da funerale, insomma di origine gitane, che qualcuno lo accusa anche di aver rubacchiato quella, insomma, un po' di queste melodie dei Rom. Però in realtà è qualcosa che nei Balcani, insomma, chi frequenta i Balcani lo sa, insomma, fa parte del bagaglio culturale, musicale di tutta la zona, insomma, sono queste origini ottomane, insomma, queste sono musiche che hanno sicuramente lontane origini. Tornando a Jugo Rock, noi conosciamo per esempio, ecco, poi quello che è venuto dopo, che è il turbo folk, no? Ora, oggi va molto ancora il turbo folk, che è, cioè, può essere anche molto divertente per noi occidentali, però da un punto di vista culturale l'avvento del turbo folk all'inizio degli anni 90 ha segnato la fine dello Jugo Rock, cioè perché il turbo folk era qualcosa che invece era molto più commerciale, molto più manipolabile, molto più orecchiabile come melodie, così, e anche molto più utilizzabile in funzione nazionalistica. Per cui appunto l'avvento del turbo folk segna la fine dello Jugo Rock. Tra l'altro, lo Jugo Rock era considerato, cioè la scena musicale balcanica, la scena rock, ricordo all'inizio degli anni 80, valerato il New Musical Express, era una delle riviste più autorevoli del rock europeo inglese, e disse che la scena rock jugoslava era la migliore dopo quella inglese. Quindi, per dire il livello, cioè, si parla di centinaia e centinaia di gruppi di tantissime tendenze che sfornavano
questa musica che si era, riallacciava poi era diciamo alla musica rock contemporanea anche occidentale in qualche modo, sposava un po' tutto. Il turbo folk è più qualcosa più tipico delle della zona balcanica, e però è, diciamo, è stato utilizzato anche in una funzione spesso poco simpatica. Però la cosa migliore, quando si parla di radici musicali della Bosnia, non si può non parlare della Sevda e della Sevdalinka. Sevdalinka è l'antica musica folk bosniaca che ha origini ottomane e si dice di origine arabe. Tanto Sevda il termine pare venga da un termine arabo che significa qualcosa come bile nera, cioè malinconia, ecco. E la Sevda, per chi non la conosce, è una musica molto simile per certi versi al fado portoghese. È un qualcosa che musica molto melodica, queste melodie molto molto portate dalla voce del cantante, no? Molto, con queste fisarmoniche, violini, chitarre. Tra l'altro, appunto, se rimane a Sarajevo, esiste un posto proprio alla Baskarsha, lì al quartiere ottomano, che si chiama la Casa della Sevda, Sevda House, che è un bellissimo posto dove si può ascoltare questa musica tradizionale, non solo da musicisti che ancora oggi la portano avanti, tengono viva questa tradizione, ma anche da musicisti non professionisti, persone anziane che ricordano queste canzoni e le propongono all'interno di questa casa della Sevda, che poi è una specie di chiostro, c'è un bar intorno, un giardino al centro, poi c'è anche un negozietto di dischi, ed è una musica molto, molto particolare. Anzi, direi che se dovessi consigliare oggi un tipo di musica proprio prettamente bosniaca, consiglierei questa, perché è una tradizione che affonda nei secoli in Bosnia, ma non è una tradizione morta. Diciamo che la Sevda ha avuto il periodo più di sviluppo dopo la Seconda Guerra Mondiale, soprattutto grazie a Radio Sarajevo e Radio Beograd, che cominciarono a trasmettere questi cantanti come Zaim Mamović, Beba Selimović e tanti altri. Però è una tradizione musicale ancora viva, perché ci sono musicisti moderni di oggi che hanno recuperato questa tradizione musicale, l'hanno spesso fusa con altri, vuol dire, l'hanno contaminata con altri generi. Cioè, per esempio, esiste un gruppo i Mostar Sevda Reunion, che non sono di Sarajevo ma sono di Mostar, per l'appunto, che è un gruppo che esiste fin dagli anni 90, unisce la Sevda al rock, al jazz, oppure un musicista bravissimo che si chiama Damir Imamović, il cui nonno tra l'altro era un grande cantante di Sevda, che ha un trio in cui ripropone queste canzoni in chiave jazz, in chiave bebop quasi. Oppure ci sono grandi cantanti noi come Amira Medunjanin, che è una cantante che addirittura ha partecipato anche delle colonne sonore, insomma, in Occidente. Ed è una voce splendida, veramente splendida. Io la consiglio sempre, una delle migliori cantanti, e anche lei ripropone questa musica tradizionale, ma con uno spirito veramente intenso, antico e moderno allo stesso tempo. Esiste, io prima parlavo del fado, tre anni fa assistetti proprio a Sarajevo, a un concerto di una cantante che si chiama Maja Milinković, che è una grandissima cantante. Ha iniziato cantando nei cori, diciamo, di chiesa degli anni 90, quando era bambina, insomma, quando c'era la guerra. Poi cominciò a fece dei dischi di musica pop, dopodiché si cambiò, cominciò a recuperare questa tradizione della Sevda, e si rese conto che questa musica si sposava bene con il fado portoghese, per cui lei poi si è innamorata del fado. Dal 2009 lei ha iniziato a fare dei dischi in cui fa sia canzoni Sevda, la Sevda, sia fado.
Il concerto che qui io assistetti tre anni fa fu un concerto veramente meraviglioso, perché lei alternava con due, cioè aveva tre, lei e tre chitarristi, alternava queste canzoni della tradizione della Svedese, che il pubblico, che era soprattutto femminile, tra l'altro, di ogni età e di ogni diciamo tradizione culturale, perché c'erano le ragazze in minigonna, le ragazze col velo, le signore anziane, e alternava queste canzoni della Svedese, che la gente cantava in coro perché erano conosciutissime, a pezzi di fado portoghese. E devo dire che è un concerto molto emozionante, perché poi oltretutto ogni tanto c'erano queste signore che si alzavano dalla platea e andavano sul palco e regalavano fiori a questa cantante, cioè io una cosa mai vista in un concerto. Poi mi hanno spiegato giustamente che la Svedese ha un'origine soprattutto femminile, cioè è una tradizione musicale che è stata portata avanti soprattutto dalle donne, quindi è molto, anche perché spesso racconta insomma gli amori diciamo andati a male, la condizione anche della donna insomma non proprio simpatica nel corso dei secoli, insomma. Quindi si è creato questa atmosfera incredibile. L'ultima cosa, poi lascio la parola così agli altri, volevo ricordare un cantante che si chiama Kemal Monteno, proprio parlando di Sarajevo, che sicuramente quando uno va a Sarajevo, se uno gli dice parli Kemal Monteno, tutti sanno chi è, perché lui è un cantante che nel 76 fece una canzone, per esempio l'inno di Sarajevo, si chiama Sarajevo Ljubavi Moja, che vuol dire Sarajevo amore mio. No, amore mio. È la canzone più famosa di Sarajevo, la conoscono tutti, grandi e piccini, insomma, no? Però la cosa che mi ha incuriosito, quando sono andato a cercare informazioni su questo cantante, di cui ho comprato i dischi per strada a Sarajevo, perché tra l'altro una delle cose che bisogna sapere è che i viaggiatori, quando cercano musica, io per esempio tutti i posti dove vado cerco musica e cerco CD così, in realtà i negozi di dischi sono quasi assenti, non solo in Bosnia ma in quasi tutti i Balcani. Yeah. A Sarajevo ne esiste uno solo, che è di proprietà di un cantante, anche questo molto famoso, molto bravo, che si chiama Dino Merlin, che è nella zona della Bascascia. Poi il resto, le CD si possono trovare negli autogrill, a volte nei supermercati, ma negozi espressamente... Anche nei mercati. Sì, nei mercati. Allora, quando ho cercato qualche informazione in più su questo cantante, è venuto fuori che lui si chiama Monteno, è un nome italiano. Lui è figlio di una donna di Sarajevo, di religione musulmana, tra l'altro, e di un soldato italiano che era delle truppe di occupazione della Jugoslavia durante la Seconda Guerra Mondiale, che era già sposato, tra l'altro. E lui, durante l'occupazione dell'ex Jugoslavia, si innamorò di questa donna, abbandonò la moglie e si mise insieme a questa donna e rimase a vivere a Sarajevo, in Jugoslavia. E la sua cultura musicale, raccontava questo cantante, è stata fatta dalle canzoni tradizionali bosniache e dalle canzoni napoletane del padre. Quindi è interessante, perché poi insomma poi questo incrocio di culture Sarajevo in Bosnia è la norma. All'ordine del giorno, diciamo. Quindi, diciamo, concludo il mio intervento raccontando questa curiosità che pochi conoscono, in questo senso, di questo grande cantante. È un cantante, è considerato un grande cantante bosniaco e grande cantante di Sarajevo, quindi tipicamente bosniaco. Ed è una particolarità, sì, che nessuno conosce. Volevo dire che chi fosse interessato a quello che ha detto Marcello, parte può contattarlo, ma ora la regia, purtroppo siamo messi male stasera, però dico, su Facebook c'è la pagina dove può contattare Marcello, la pagina è Balcania, quindi Balcania con la K, Balcania Files, Balcania Files. Sì, c'è Balcania Balcania Files è la pagina dedicata al programma, cioè dove vengono messe tutte le cose che riguardano i temi del programma di volta in volta. Sì. Poi abbiamo un archivio su Mixcloud, se uno poi va a vedere, dove troverà tutte le puntate degli ultimi 7 anni, e tra l'altro abbiamo dedicato anche qualcuna per l'appunto alla Svedese.
qualche puntata ci sono pure io, quella che mi sembra un paio di puntate, mi sembra in gioventù, mi intervisto, fece degli interventi. A parte questo, volevo dire, prima di passare un'altra cosa, volevo dire riguardo la musica, che poi ora è esulando anche un po' dalla Bosnia, ma sempre la musica nei Balcani è sempre una certa tradizione, come anche i festival. In Serbia c'è il famosissimo festival di Guča, il festival della tromba, che ora è diventato un po' forse commerciale, ma come quello che è diventato un grande successo commerciale, scusatemi questo gioco di parole, è il famoso Exit Festival di Novi Sad, che è un festival di musica elettronica che si tiene quindi in Serbia. Tra l'altro io penso un po', lo scoprì questo festival, anche se io mi interessavo ai tempi in gioventù di musica elettronica, diciamo musica di discoteca, lo scoprì quando ero a Londra in un negozio di dischi, che insomma c'erano delle cose che mi hanno richiamato a questo festival, dove all'inizio andavano tipo 300-500 persone, ora è diventato un festival di massa. Quindi diciamo la musica nei Balcani, ora stiamo parlando della Bosnia, però diciamo un po' spazia da vari generi fino ad arrivare anche alla musica, da discoteca, diciamo. Non è il tema della serata, ma per esempio una delle scene più importanti della musica elettronica è quella slovena, che tra l'altro che storicamente fin dagli anni 80 ha prodotto gruppi come i Laibach, il Borghesia, che sono stati l'avanguardia della musica elettronica in Europa. Oppure in Macedonia c'è una scena elettronica molto... Anche. Molto interessante, sì. Con un musicista di cui abbiamo parlato anche noi, ora mi sfugge il nome, ma è uno dei musicisti più importanti di musica elettronica in Europa. L'ultima cosa che volevo dire, è citato la Slovenia e ti dico Lubiana, anche se la Slovenia è un po' quella meno balcanica, possiamo dire, della zona dell'ex Jugoslavia, ma ora quindi volevo dire, c'è la musica, il turbo folk che tu hai citato. Quante serate abbiamo trascorso al famoso Tramontana di Lubiana, che purtroppo ora hanno chiuso, non esiste più, ma quante serate facevamo? Non so se Luca, Claudio, insomma, si ricordano il famoso Tramontana. Sicuramente è una musica molto divertente, ballabile. Io questa musica la trovi anche in Albania, la trovi in Romania, in Bulgaria. Certo. Che nella ex Jugoslavia ha assunto anche un carattere tipo nazionalistico, che insomma, la compagna, non so se era la moglie di Radko Mladic, era ancora, credo, una cantante di turbo folk. Sì, è vero. Insomma, ci racconta che sia stato fatto uccidere da lei, insomma. Questo, sì, poi queste sono leggende. Vabbè, lasciamo, sorvoliamo. Allora, io non so se è collegato ora, perché qui io sono in posizione, in posizione dominante, quindi dovrebbe esserci Claudio Serafini, detto Rada Ulpa, se riusciamo dalla regia a mandarlo a mandarlo in onda, che ci racconterà delle sue esperienze di... Eccolo, pare sia arrivato. Eccolo qui. Claudio, per chi non lo conosce, per quei pochi che non lo conoscono, è il viaggiatore, davvero il viaggiatore, il backpacker, il viaggiatore indipendente, davvero quello tipico, che ha avuto tante avventure in giro per il mondo, e ci racconta qualche piccola avventura avuta anche nei Balcani, in questo caso in Bosnia. Sì, mi soffermerei su quello che è stato un viaggio che non è stato lunghissimo nella parte sud della Bosnia. Anzi, per essere precisi, ero andato con l'idea di vedere l'Erzegovina, e quindi diciamo che sono arrivato a Spalato, e da Spalato poi sono andato fino a Podgorica, quindi ho attraversato quella che è l'Erzegovina, quindi la parte sud della Bosnia. Ho visto Mostar, su cui probabilmente poi ci soffermeremo, ma la cosa che mi ha colpito di più, a parte la città di Trebinje, che mi interessava per la sua posizione, in quanto era un po' lì in mezzo al nulla, questi posti che sono molto affascinanti per me, perché nessuno ne parla, però secondo me qualcosa da vedere c'è, e allora tendenzialmente ci vado. E quindi ecco, vorrei descrivervi questo. E poi sempre in questo stesso viaggio ho attraversato quella che in realtà
è una non frontiera, perché è sono passato dall'Erzegovina a quella che è la Repubblica Serbska di Bosnia, dove si trova Trebinje, per essere precisi. Intanto sono zone molto, molto belle da vedere, sono delle colline tendenzialmente poco ammantate, sono più punteggiate che non ammantate, però almeno all'epoca le strade non erano in cattive condizioni. La frontiera che io stavo aspettando per curiosità, che non per il famoso timbro sul passaporto, perché sapevo che non ci sarebbe stata probabilmente alcuna frontiera, però magari una fermata o qualcosa del genere, un controllo su chi c'è sul mezzo di trasporto. E invece no, praticamente c'era una colonna a lato della strada con i colori della Repubblica Serbska di Bosnia, che sono gli stessi della Bosnia, per capirci, e poi siamo proseguiti fino a Trebinje. Trebinje ha una particolarità che è la stessa di altre città delle quali abbiamo parlato gli altri giorni. Si trova su una strada di comunicazione, che è quella che va da Ragusa, da Spalato, a Costantinopoli. Tant'è che ci sono passati crociati intorno all'anno 1000, ci sono stati vari eventi storici che l'hanno resa, diciamo così, particolare. Dopo periodo medievale è stata conquistata dagli ottomani. Gli ottomani hanno lasciato delle testimonianze storiche che sono abbastanza interessanti. Anzi, prima degli ottomani c'erano i serbi, e all'esterno della città, che non è grandissima e ha un centro storico abbastanza raccolto, murato, c'è un monastero della chiesa ortodossa serba, che è ancora in piedi. In realtà anche lì si vede che ci hanno messo mano. Potrebbe essere che durante i contrasti legati alla guerra e alle intolleranze etniche e religiose sia andata bruciata, ecco, non lo escludo, non tendo a escluderlo, perché alcune parti dell'esterno sono evidentemente state rifatte. Sempre del periodo ottomano c'è un ponte, un bel ponte che all'inizio era in città, è stato spostato fuori città a seguito della costruzione di una diga, e dopo il periodo ottomano c'è stato durante il periodo ottomano, molto interessante, la città è stata passata di mano più volte, in una di queste sono stati l'esercito dell'Austria-Ungheria, supportato dai veneziani, che ricordiamo aveva il controllo della costa e che quindi aveva tutto l'interesse ad avere un altro punto di potere, comunque un altro centro di rifornimenti all'interno della terraferma. Insomma, tra veneziani e austro-ungarici sono riusciti a riconquistare la città, perché gli ottomani erano concentrati su Mostar, e quindi per un breve periodo la città è stata anche sotto il vessillo veneziano, diciamo. Dopodiché è stata riconquistata dagli ottomani. Un fatto che insomma è abbastanza negativo della storia è stata la repressione a seguito della città. Comunque era popolata ed è ancora tuttora popolata da una maggioranza serba. Praticamente dopo l'assassinio dell'arciduca, che è stato poi quello che ha fatto partire la guerra mondiale, c'è stata una repressione abbastanza forte da parte dell'Austria-Ungheria, che è andata in città, e la città era uno tra i più grandi centri, dei più popolosi centri di popolazione serba, che stava nel sud-est dell'Erzegovina, e praticamente hanno pubblicamente impiccato delle persone, un'ottantina di adulti e anche un'ottantina di giovani, di molto giovani, quasi bambini, appena fuori dalla città, insomma, come ritorsione per il fatto che il giovane serbo aveva ucciso l'arciduca.
La città intorno ha delle colline che sono visitabili, io ho fatto una bella passeggiata nella zona e da lì si ha una bella vista sulla città. Diciamo che al suo interno, a parte quelle che sono, come dicevamo, le differenze che si colgono tra le etnie, in realtà i musulmani sono molto pochi, però si coglie questo fatto che sia una città che è stata a cavallo di più culture, o comunque è stata coabitata a lungo tempo da etnie differenti, come tutte le città della ex Jugoslavia, insomma. A parte questo, direi che la zona è molto interessante da un punto di vista paesaggistico. Come detto, la strada per arrivare a Trebini e da Mostar è molto bella, ed è ancora più bella la strada che va da lì a Niksic. È tutta la Bosnia, come tutti i Balcani, diciamo. Sono, poi trovi anche il villaggino, trovi tante cose, insomma, interessanti. Sì, adesso diciamo che dopo la guerra, di fatto, quella lì è stata una zona in cui la maggioranza serba ha preso il controllo, insomma. Di fatto c'è una forte presenza di musulmani che si sono convertiti, che vengono definiti cosiddetti bosgnacchi. Ecco. No, ti interrompo per dirti questo qui. Ora hai detto questa cosa, volevo passare un attimo un po' alle domande dal pubblico, però c'è una domanda che richiama questa cosa che hai detto tu dei bosgnacchi. È una domanda. Forse si riferisce al mio intervento iniziale, quando io ho detto che c'erano tre etnie, poi erano quattro, va bene, tre etnie. Infatti Paola Chiari dice, ma è corretto dire etnia? Non è una la stessa etnia, salvo le differenze religiose e in parte linguistiche. Non so se qualcuno di voi vuole rispondere, vuole essere un po' più preciso a questa... diciamo, domanda che... Io se posso dare i miei due centesimi, come si suol dire... In realtà ci sono differenze fisiche, lo vedi, le popolazioni dell'Erzegovina, tanto per buttarla sul fisico, sono basse, sono differenti dai serbi. I serbi sono alti, sono biondi, mentre quelli della parte bosniaca, i bosniaci in senso stretto, quelli della Bosnia più meridionale, centro-meridionale, diciamo, quelli con cui ho avuto a che fare io, ho visto che cambiavano le persone, fisicamente cambiavano le persone, andando, spostandosi nella parte serba. Ora, che poi abbiano vissuto insieme e non si possano definire le etnie differenti, su questo siamo d'accordo, voglio dire, tutti siamo d'accordo che siamo umani. Però, di fatto, anche solamente a guardare le persone, di fatto c'è una differenza fisica. Parliamo della differenza fisica. Poi, ovviamente... Le differenze culturali ci sono anche tra il mio paese e un paese che sta a 20 chilometri. Quello che voglio precisare è che sarà corretto o non sarà corretto dire etnia, però ovviamente non è in senso dispregiativo, ecco, diciamo così. Però ovvio sì che molto fa la religione in questa zona, quindi, però è anche deriva oramai da lontano, quindi in una certa anche magari può essere anche minima la differenza un po' c'è, ecco. Sì, se volevi aggiungere qualcosa, se no passavamo... Dimmi, parla, calma. Non sono gruppi stagni, questo è evidente, però ecco, adesso se ti metti davanti tre persone, probabilmente riesci anche a dire questo è croato, questo è serbo, questo è invece è bosniaco. Ricordiamo anche i matrimoni misti, quindi si è anche cambiata la conformazione per i matrimoni tra serbi, croati, musulmani forse un po' meno, perché comunque sì, che non, certo, non si vede comunque... la religione alla vista, certo. Però ecco, la conformazione, la maniera in cui è formata la persona da un punto di vista prettamente fisica, c'è una differenza. Sì. Comunque, ovviamente, vabbè, come diceva Luca, ormai è minima perché i gruppi si compenetrano,
Però ecco, non so se sia corretto dire etnia, come chiedeva Paola Chiari. Comunque diciamo che ecco, su questo molti stanno pure, su queste cose ci hanno molto giocato anche a livelli degli anni 90, diciamo che c'è stata parecchia su queste cose che ci hanno giocato e ci continuano a giocarci, e non solo nei Balcani, un po' dovunque questo. Io volevo far intervenire Luca Tocco, che si passa da, diciamo, un po' interventi un po' più letterati questa sera, quindi si è passato da Ivo Andrić e si passa a Meša Selimović in questo caso, sì. Quindi ci introduce il mondo anche dei dervisci e dei luoghi, insomma, della zona di Selimović, che praticamente ora Luca ci parlerà. Sì, Meša Selimović insieme a Ivo Andrić, uno dei miei scrittori preferiti, comunque uno dei più importanti della cultura serbo-croata. E tra le sue opere possiamo ricordare La fortezza e quello che io preferisco, che probabilmente uno dei libri più belli, non vorrei esagerare, che ho mai letto, che è Il dervisce alla morte, del 1966. Per entrare poi nel tema dei dervisci, possiamo appunto parlare di una piccola zona, di una piccola tecchia, diciamo, vicino a Mostar. Quindi prima abbiamo parlato di Mostar, in questo ipotetico viaggio che abbiamo presentato arrivando da Zagabria, abbiamo appunto Zagabria, Banja Luka, poi Jajce, di cui vi parlerò dopo, poi abbiamo Travnik, poi Sarajevo, poi si può andare o verso Visegrad o entrare verso, diciamo, l'Adriatico e andare a Mostar. Vicino a Mostar voi potrete visitare a Blagaj, che a pochi chilometri dalla città, questa tecchia dei dervisci, che è veramente un posto favoloso, perché comunque è in un contesto naturale bellissimo, questa tecchia è fatta in legno, e si può appunto, magari dopo aver letto il libro di Selimović, o anche prima, uguale, si può vedere questo posto. I dervisci chi erano? Se voi non lo sapete, comunque sono molto simili ai nostri monaci. Si dedicavano all'ascesi, alla salvazione, mistici, facevano voto di povertà e hanno appunto delle similitudini con alcuni monaci, sia cristiani che ortodossi. E c'era anche ovviamente l'astrazione dal mondo, dalle passioni, e quindi si ritiravano in questa tecchia, che era un monastero, era proprio un monastero, ognuno aveva i suoi compiti, c'è un fiume, c'è un ristorante, si può passare anche dei bei momenti rilassanti e visitare appunto questo luogo in cui i dervisci appunto vivevano. E adesso in alcuni posti, non in Bosnia che non ho visto niente, ma magari anche a Istanbul, si può anche assistere a degli spettacoli tipo quelli dei dervisci rotanti, perché c'è questa tradizione appunto che girando su se stessi a delle velocità impressionanti per vari minuti, quindi ci vuole anche una certa abilità, perché noi tutti da bambini abbiamo provato o sulle giostre oppure girando così, si perde un po' la connotazione del tempo, dello spazio, e quindi i dervisci usavano questo mezzo per raggiungere una sorta di ascesi o di conoscenza, o comunque per astrarsi ancora di più da quello che era poi il momento della vita reale, che può essere la preghiera, eccetera, eccetera. Quindi io consiglio di vedere a Mostar, molto vicino a Mostar, questa piccola teca, questo piccolo monastero di dervisci. Un altro posto, tornando ancora un pochino indietro, è Jajce, vicino a Travnik, prima di Travnik, quindi ricapitoliamo: Zagabria, Banja Luka, Jajce, Travnik, Sarajevo e poi o Visegrad o Mostar e Blagaj con la tecca di dervisci. Jajce è una città molto interessante per vari aspetti, anche qui abbiamo una fortezza come a Travnik, quindi si sale sulla fortezza, si vedono anche qui scene molto fuori, perché comunque, come abbiamo detto prima, molte case sono state bruciate, hanno ancora il segno dei profughi che sono scappati e hanno lasciato tutto com'era e non sono più tornati, perché comunque molti dopo la guerra si sono stabiliti in altri luoghi, chi all'estero, chi in altre parti della Bosnia, chi è stato cacciato, quindi molte città hanno anche questo vuoto umano della mancanza del ritorno poi dei profughi che hanno cambiato luoghi, quindi un po' una spersonalizzazione in parte delle città.
E appunto, salendo sulla fortezza, si può vedere questo luogo che è anche molto importante, perché o quello che è rimasto della fortezza, perché non è perfettamente conservato. E si può vedere questo luogo che è anche molto importante nella storia della Bosnia, perché qui venne incoronato l'ultimo re di Bosnia, addirittura nel 1961. E quindi ha una storia particolare anche questa fortezza. Poi diciamo che più o meno il panorama è molto bello, perché abbiamo i fiumi, il Pliva, la Pliva e la Verbas, che si uniscono dando origine alle famose cascate di Giange, che non sono le cascate del Niagara, non sono le cascate delle Marmore, per farvi l'esempio, però nel contesto paesaggistico balcanico sono belle, importanti, non sono i laghi di Plitvice, per esempio, o le cascate di Plitvice per tornare alla Croazia, però è un luogo che comunque è molto carino, molto interessante da visitare, e anche qui per bere un caffè, una birra nei numerosi locali, ci sta molto bene in questa piccola città. Basta anche una mezza giornata di passaggio, qualche ora, non è un posto, diciamo, gigantesco, comunque sui 30.000 abitanti, però è molto interessante, consiglio a tutti, se avete tempo e avete modo, di fermarvi anche a Giajce, che ha un'altra particolarità dal punto di vista storico, perché qui c'è il palazzo della sede dell'Avnoj. Cos'è l'Avnoj? Nel novembre del 43 Tito e insieme ai partigiani jugoslavi si ritrovarono a Giajce, e qui, oltre a organizzare la resistenza partigiana contro l'occupazione nazista e dei paesi che appunto collaboravano con i nazisti, vennero anche gettate le basi dello Stato federale jugoslavo. Quindi si può ritrovare questa sala con una statua enorme di Tito, con le varie bandiere delle repubbliche jugoslave, e comunque si entra nell'ottica di questa importante periodo storico, che è stato anche quello della guerra partigiana, come abbiamo parlato anche l'altra volta, quei vari monumenti che sono un po' sparsi per tutta la... fatti poi dopo, che, come ci parlava Marcello, che sono sparsi per tutta l'ex Jugoslavia. E quindi vi consiglio di vedere Blagaj e Giajce, altre due città meno conosciute, poco conosciute, ma che hanno delle peculiarità sia a livello storico sia a livello paesaggistico davvero interessanti. Infatti consiglio a chi va in Bosnia, ma poi diciamo è il mezzo più consigliato, se riesci a andare e vai in macchina, perché comunque sì, è bello Sarajevo, è bello Banja Luka, è bella Mostar, le città principali, ma il bello è andare a girare in macchina e vedere, fermarsi in questi paesaggi, i paesaggi che poi ci sono i fiumi di Neretva, il fiume Bosna, che poi è quello che dà il nome alla Bosnia vera e propria. E sì, questo c'è Jajce, le cascate, c'è Jablanica, ci sono tanti posti che sono da vedere. Sono sì, tantissimi posti, sì. E poi anche dei piccoli villaggi dove fermarsi. Scusa se ti interrompo, uno non se ne immagino, ma anche il viaggio, se uno ha molto tempo, ci si può fermare anche con l'autobus, magari far tappa in un giorno in due di queste piccole città, però la macchina ovviamente sarebbe essenziale. E comunque tra montagne e fiumi, anche a livello naturale, visto che poi la strada, uscendo da Banja Luka, per la maggior parte del tempo poi costeggiano i fiumi, passano in mezzo alle valli, alle montagne, quindi si può godere appieno di tutta la bellezza della Bosnia, che comunque è molto bella, uno non se lo immagina, ma anche dal punto di vista paesaggistico. E poi anche a livello di cibo. Ora purtroppo la puntata ha avuto questi problemi tecnici, ma se no il cancelliere Marco Lopez ci avrebbe proposto un piatto tipico, i cevapcici, che purtroppo si mangerà da solo poi a fine puntata, però va bene. Ci sono tanti, insomma, è anche un viaggio culinario quello che va nei Balcani in generale, in questo caso in Bosnia. E riallacciandomi ai posti, diciamo, forse quello meno conosciuto, e poi forse anche meno turistico, è il famoso distretto di Brčko, si chiama, che è la terza entità della Bosnia, l'ho accennata prima, la terza entità della Bosnia, ed è una piccola cittadina che sta al nord della Bosnia, e, diciamo, il distretto è costituito dalla cittadina e la sua provincia, diciamo, la zona intorno alla cittadina. Questo distretto, alla fine della guerra dei Balcani degli anni 90, era rimasto un pochino fuori dai cosiddetti accordi di Dayton, che
che organizzavano la Bosnia nello Stato, e era anche perché questo ovviamente lo penso e lo dico io, non è magari diciamo, è una mia idea, ma penso di essere sicuro di quello che dico, anche perché durante, quando ci sono delle situazioni diciamo di conflitto, di guerra, della situazione un po' di fermento, è sempre bene lasciare un punto neutrale, un porto franco dove potersi incontrare, potersi organizzare, poter anche purtroppo fare dei traffici leciti e soprattutto illeciti. E questo distretto di Belcico era, c'era una grande base dell'ONU e soprattutto c'era anche una base degli americani. Però ogni tanto ovviamente c'era qualche piccolo problema che esulava un po', diciamo, andava un po' oltre l'armistizio, chiamiamolo così, della zona. E quindi poi nel 2000 è stato assegnato alla Bosnia ufficialmente come distretto di Bilčica, distretto autonomo. E era famoso questo qui, dei traffici, non lo dico comunque io, ma chi frequentava negli anni 90 o comunque se uno cerca in internet lo sa, tant'è che era chiamato Arizona Market questo posto. Si poteva trovare un po' di tutto. E quando arrivi a Bilčica, ci sono stato ovviamente, è particolare perché tu, arrivando dall'Italia, diciamo, arrivi dalla Croazia, quindi lasci l'autostrada, arrivi, fai un po' di chilometri nella campagna croata e arrivi al fiume Sava. Il fiume Sava che praticamente poi parte quasi dalle Alpi praticamente, poi si butta nel Danubio a Belgrado. E c'è la frontiera, quindi esci dall'Unione Europea, attraversi il ponte, sul fiume Sava ovviamente, e c'è la frontiera di nuovo e sei in Bosnia, ed entri a Bilčica. Bilčica lo vedi che ti dà questa impressione di cittadina semi-moderna, con tante banche, tu anche non, insomma, queste banche anche straniere, insomma, un po' il dubbio te lo fanno venire a cosa servono queste banche, no? Poi è bello che basta andare un pochi metri nella via parallela, pochi metri più giù, e trovi un quartiere ottomano, quindi è molto variegato come posto, ed è molto particolare. E poi la cosa bella è che anche c'è un piccolo porticciolo, il più grande porticciolo, forse l'unico, sulla Sava, forse c'è qualcosa a Belgrado, va bene, ovviamente. E praticamente la cosa bella è che tu sei da qui con i pescatori e dall'altro lato a un tiro di schioppo e sei in Croazia e sei in Unione Europea, di quasi di fuori, di là sei dentro l'Unione Europea. Poi andando fuori da Bilčica, quindi passando per i villaggi, quindi circa facendo una quarantina di minuti così, c'è anche la frontiera con la Serbia e sei praticamente a pochissimi chilometri da Belgrado, quindi ripassi di nuovo il fiume Sava e sei di nuovo a Belgrado. E non è un posto turistico, non è un posto per dire uno vada in Bosnia e vada a Bilčica, però io personalmente lo consiglio, anche perché ha una sua atmosfera, un certo fascino, e anche poi per rendersi conto un po' come sono queste, come un posto come la Bosnia è stato un po', è creato e diviso in queste varie entità, ecco, è un po', quindi per questo diciamo la particolarità del distretto di Bilčica, che in pochi conoscono, ecco, o al massimo si è sentito nominare, ma poi non è approfondito. Io non so, chiedo a lei Marco Lopez, abbiamo Claudio Berti collegato. Sì. Eccolo, Claudio, perché Claudio ci voleva parlare ora di un posto molto conosciuto in Bosnia, però giustamente va citato e da magari con degli spunti anche un po' meno noti, che è Mostar. Mostar che poi praticamente è Erzegovina, praticamente, ma lascio la parola a Claudio che ci dirà un po' di cose. Mostar è famoso, ovviamente, il famoso ponte di Mostar. Dico un'ultima cosa, la Bosnia è famosa per i ponti sulla Drina, il ponte di Mostar, insomma, è un po' una particolarità questa. Vai Claudio. No, beh, ovviamente tu parlavi di uno dei posti meno turistici della Bosnia, io adesso in contrapposizione vado forse su uno dei punti più turistici della Bosnia, Erzegovina. Ovviamente parliamo della famosa città di Mostar, famosa per il suo ponte. Il suo ponte che comunque storicamente ha avuto una valenza sempre molto importante per la zona. Infatti, quando era stato costruito, era diciamo il passaggio migliore per poter portare le merci dalla parte orientale alla parte occidentale, tanto che quando poi era stato costruito era diciamo quasi obbligatorio passare da lì se si volevano risparmiare giorni e giorni di viaggio. Quindi il ponte adesso per noi magari questi anni ce lo ricordiamo sempre per i tristi avvenimenti della guerra dei Balcani,
però è uno dei punti che dal punto di vista storico ha sempre avuto una grande importanza per, per l'utilità che veniva che dava per questi traffici tra Oriente e Occidente. In sé, quando uno arriva a Mostar, cosa nota? Nota i grandi pullman turistici. Ecco, forse una delle poche zone dove veramente c'è grande afflusso turistico. Molti che arrivano magari anche dalla zona di Dubrovnik, quindi dalla Croazia, con le crociere, vengono portati in una, diciamo, un day tour per vedere la zona. E quindi diciamo che per chi viaggia nei Balcani questa cosa è una cosa molto strana, perché non li trovi in genere questi gruppi di visitatori, cosa che invece ti capita in questa piccola cittadina. In sé noi siamo arrivati da Sarajevo con un pullman non di quelli turistici ma di quelli locali, e anche qui posso confermare quello che avete detto sulla bellezza della campagna, comunque delle zone turistiche, cioè delle zone che collegano le due città. Quindi oltre a la bellezza dei fiumi, delle vallate, della natura, del verde che si vede comunque quando arrivi in queste zone. Prima vi parlavo di quello che contraddisteva la campagna dalla parte alta, quindi tra Belgrado e Sarajevo. Qui possiamo dire che la situazione è più o meno uguale, però si passa da una chiesa ortodossa a una chiesa cattolica, quindi a posto della parte, diciamo, serba troviamo la parte croata, e anche la marca di birra, sempre facendo riferimento prima, passiamo alla Karlovac, che è la birra invece croata, quindi anche qui si vede la zona. Quello che ovviamente si nota qui è una forte ovviamente separazione tra questi gruppi. Infatti anche poi parlando con la gente locale si vedono anche magari nei stessi paesini magari scuole croate e scuole bosniache o musulmane o quello che, quindi c'è proprio anche una che raccontano anche magari una storia differente agli alunni in base all'interpretazione. Però questi sono comunque argomenti che diciamo sono più da studiare, perché comunque c'è tutto da un'analisi dietro da fare. Insieme invece per l'anno della visita, come dicevo, Mostar è abbastanza piccolina. Se ci limitiamo al centro, quello turistico visitato, abbiamo questo famoso ponte che collega, dove poi una volta all'anno adesso fanno anche la gara della Red Bull, perché dal ponte comunque c'erano i famosi tuffatori che si buttavano nel fiume, si lanciavano dal fiume, perché il ponte comunque è molto alto, quindi non è un ponticello di quelli a quasi livello del fiume. Qualcuno ci ha lanciato anche la macchina, ha fatto anche il lancio della macchina fotografica, se non ricordo male. Scusa l'interruzione, E sicuramente non sarà sopravvissuta. Questo è il ponte. Esatto. Diciamo sotto mano. Quindi da questo ponte ci sono i famosi tuffatori che una volta si lanciavano per una moneta a favore magari delle celebrità o comunque principi che passavano, adesso invece nei tempi moderni a favore dei turisti che si lanciano. E tra l'altro, se non sbaglio, c'era almeno fino a qualche anno fa anche una gala della Red Bull, una manifestazione della Red Bull che portava i grandi tuffatori internazionali a fare la giornata in questo paesaggio molto caratteristico. Poi dopo, proseguendo per il ponte, si passa al mini bazar, le stradine fatte di sasso, si cammina in questa parte centrale, però diciamo che ha un po' quel sentore, come dicevo, di turistico. Noi abbiamo deciso per nostra scelta di fermarci anche la notte lì per poter anche comunque vederla non solamente dalla parte toccata e fuga, e comunque abbiamo camminato anche nella zona esterna. Comunque Mostar offre tante comunque occasioni di visite culturali, soprattutto una contrapposizione forte, perché vediamo praticamente la zona, possiamo dire, tipo il gymnasium che è stato ricostruito sempre con i soldi comunque della Unione Europea o di chi per essa, e di fianco questo palazzo veramente ancora che sta cadendo a pezzi perché mostra ancora i segni dei combattimenti. Io poi posso dire che noi abbiamo incontrato una persona, stavamo camminando, parlando io e il mio gruppo di amici di quello che potevamo vedere, visitare, così si è avvicinato un anziano che parlando in italiano ci fa: ma ragazzi, cosa, siete italiani? Se avete mezz'oretta vi racconto la mia storia, perché lui comunque era una persona di Mostar che aveva combattuto durante l'ultima guerra e che aveva poi era dovuto poi per, era
diciamo, avuto un incidente di guerra ed era praticamente stato portato in Italia per essere curato e quindi per quello che parlava la nostra lingua. E ci ha raccontato di una mostra precedente, molto comunque con una interazione culturale molto forte, quindi una come tutta la zona. E quindi questo prete ci ha raccontato come poi la situazione è cambiata e come la situazione attuale, come dicevo prima, tiene una forte separazione tra croati e musulmani. Detto questo, comunque, magari sulla parte dei musei può dire qualcosa di più l'altro Claudio, che so che lui aveva visitato molto bene questa zona. Sì, io... Sì, allora, sì, si può collegare un po'. Sì, io aggiungo giusto qualcosina, ecco, oltre alla zona prettamente legata al ponte, che come diceva Claudio è molto curata e direi che è proprio a puntino, e poi se si esce dalla zona c'è quella che è che si vede spesso nei Balcani, insomma, case decadenti, finestre a pezzi e cose del genere. Insomma, che stavo dicendo, nella zona di Mostar c'è un importante polo museale, ci sono tanti musei e soprattutto nella zona alta, diciamo, perché c'è il ponte è in un punto in cui la valle scende in maniera abbastanza ripida, diciamo dalla parte sinistra a spalle al fiume c'è la collina sale e lì di sopra ci sono vari musei. Ne ho visto uno che mi ha colpito particolarmente, era un museo legato alla guerra in Bosnia e a come il ponte è stato parte di questa guerra. È possibile vedere in quel museo quella che è stata la bandiera della Repubblica di Erzegovina, che è durata pochissimo, che però aveva una sua bandiera proprio su quel ponte. E praticamente, sì, si è parlato del fatto di come il ponte faceva comunque da contatto fra le due sponde quel museo che è lì a Mostar è molto interessante. Mi collego anche a quello di prima che non ho detto, una delle cose da vedere a Trebinje è probabilmente una tra le cose più interessanti, è il museo della storia dei serbi, in cui si parla del fatto di come la popolazione serba sia stata un pochettino vessata nella sua storia dagli ottomani. La storia del museo finisce all'inizio della Seconda Guerra Mondiale. Però ecco, questa è un'altra cosa interessante da vedere a Trebinje che mi sento di consigliare. A proposito di aneddoti, Marcello anche ci ha un po', cioè, lui ha viaggiato anche insomma in quella zona lì della Bosnia, anche in macchina, insomma ha fatto dei viaggi un po' e c'ha qualche piccolo aneddoto magari, però sono piccoli particolari che ci possono anche dare uno spaccato della zona. No, mentre parlavate mi viene in mente che io a Mostar c'ho una scrittrice amica che si chiama Enisa Bukvic, che è venuta, che io diciamo che abbiamo ospitato anche in varie conferenze in Italia, che è venuta anche qui a Pisa, e i cui libri sono pubblicati da Infinito Editori, che su tutti i Balcani è una delle case editrici che più pubblica libri, insomma saggi, romanzi. Bene, l'aneddoto curioso è che l'anno scorso, ci passai l'anno scorso proprio a Mostar, andai a trovare questa mia amica scrittrice e passando sopra il ponte, a un certo punto il ponte affollato, tipo alle 2 del pomeriggio, mi sento chiamare e trovo 4-5 persone di Pisa che non vedevo da 3-4 anni e abbiamo fatto praticamente una riunione amicale sul ponte di Mostar in pieno agosto, tutta la gente che intorno ci osservava molto, molto incuriosita. Poi ti volevo fare una domanda, ma vai. No, evidentemente anche per quanto riguarda i dervisci, volevo aggiungere che esiste anche una moschea di dervisci a Sarajevo, che io ho avuto modo di visitare 3 anni fa, quasi per caso, perché
avevo letto che esisteva questa moschea che era sempre chiusa, in realtà veniva aperta solo un'ora alla settimana al pubblico, tipo dalle 7 alle 8 di sera il giovedì. E allora io ho detto, andiamo a vedere. Questa moschea sta in una collina sopra, praticamente sopra la Bascascia, insomma, il quartiere sopra in collina. E lì, arrivai lì, insomma, tutti in anticipo, lì, insomma, questa non aprivano. Sono 10 minuti, un'ora, insomma, alle 8 arriva un omino, apre e riusciamo a, spietendo, insomma, riusciamo a entrare, farci visitare la moschea, e poi ci sarebbe stata la danza, c'era la danza dei dervisci, infatti arrivarono delle altre persone che si stavano cambiando. Purtroppo però il signore è stato irremovibile, non ci ha fatto assistere alla danza dei dervisci. Questo mi ci è dispiaciuto molto, ma insomma però ecco, vale la pena, è una piccola moschea ma molto, molto interessante, insomma, una parte centrale molto ampia, ovviamente, perché dove vengono svolte queste danze, con tutta una serie di significati simbolici che ora, cioè, non conosco, ma il Signore ci spiegava mentre eravamo lì. Sì. Si può aggiungere qualcosa a livello musicale proprio per chiudere il discorso musicale, insomma. Per quanto riguarda la Bosnia, che non ho citato, cioè, esiste anche una scena rock molto, molto interessante. Esistono parecchi gruppi rock che non fanno più riferimento al vecchio yugo rock. Tra l'altro, segnalo che c'è un sito internet dedicato al yugo rock che si chiama Yugo Rock Forever, che è un database meraviglioso, perché ci sono migliaia di gruppi con biografie, discografie e anche filmati di questi gruppi fra gli anni 60 e gli anni 80, insomma. Ma esistono una scena rock moderna, io cito solo due gruppi che penso siano più interessanti. Uno è abbastanza famoso, i Dubiosa Collective, che uniscono alla musica balcanica anche altre influenze musicali, ska, reggae, dub, rap, rock, cantano sia in bosniaco che in inglese, con testi molto corrosivi, molto critici. Tra l'altro tutti questi componenti del gruppo vengono tutti dalla classe lavoratrice, insomma, figli di operai, di contadini, insomma, hanno un background sociale e anche politico, insomma, molto, molto forte. L'altro gruppo che invece mi sento di segnalare è Culture Shock, che è meno politicamente caratterizzato, anche se hanno fatto un pezzo anni fa che si intitola Sarajevo, che era un pezzo durissimo, insomma, sulla mentalità dei politici e anche dei sarajevesi, per certi versi, insomma. E hanno, anche questa è una storia curiosa, perché nacquero degli anni 90 come un gruppo folk acustico. Poi, quando John Betts andò in Bosnia a fare dei concerti a metà anni 90, insomma divennero amici di John Betts e andarono a fare dei concerti in America, negli Stati Uniti. E furono, insomma, molto, molto acclamati, molto, insomma, il pubblico americano molto incuriosito. E cioè, molto, allora cominciarono allora a diventare un gruppo, cioè, a usare le chitarre elettriche, insomma, cominciarono a passare a un repertorio molto più rock, e tornare in Bosnia con questo repertorio rinnovato, più elettrico di quello iniziale. E furono così, erano così popolari fra i giovani, che soprattutto fra le ragazze, che era diventata una tradizione, che ai loro concerti c'erano queste ragazze che salivano sui tavoli, si toglievano i reggiseni e li tiravano sul palco, no? E questo però attirò l'attenzione delle autorità costituite, ogni volta praticamente gli sospendeva i concerti, li mandava via, insomma. E finché allora lo tornarono negli Stati Uniti, infatti ora fanno un po' la spola, stanno un po' in Bosnia, un po' negli Stati Uniti, dove riuscirono a incidere dei dischi molto interessanti, insomma, molto grunge, diremmo, anche come influenze, grazie all'amicizia con Chris Novoselic dei Nirvana e Jello Biafra dei Dead Kennedys. Quindi
anche lì è una storia biografica molto, molto curiosa. Ecco. Anche questo denota, insomma, questo mix di influenze culturali che all'interno della musica bosniaca c'è sempre stato. Marcello stasera sta denotando un'ottima conoscenza della musica balcanica in generale, infatti sono per sempre appassionato di musica, per cui cioè, i luoghi dove vado la prima cosa che cerco è la musica, quindi torno con carrettate di CD ogni volta che, oltretutto anche rompendo le scatole alle persone. Posso raccontare un altro aneddoto che non riguarda esattamente la Bosnia ma anche la Bosnia. Ero in Montenegro. In Montenegro c'è un musicista strepitoso che chiamano lo Frank Zappa dei Balcani, che si chiama Rambo Amadeus. Non so, andate a vedere i video che ci sono su YouTube perché sono spettacolari. È uno che praticamente è un musicista polistrumentista, suona di tutto, suona qualsiasi genere musicale, lo fa benissimo, dalla musica tradizionale al rock, al rap, alla disco music, con testi anche lì molto divertenti, molto buffi. Insomma, è il musicista nazionale del Montenegro, perché è di origine, non mi ricordo se sia di Podgorica, insomma, di qualche cos'è. Il problema è che se voi andate in Montenegro a cercare i suoi dischi non li trovate. Cioè, io mi ricordo, ho girato le edicole, le autorie, chiedevo, ma avete i CD di Rambo Amadeus? Ah, Rambo Amadeus, ah, bravissimo, CD, no, non abbiamo nessuno. E mi ricordo un'edicola a Cettini, mi ricordo che andai lì dall'edicolante e gli dissi, guardi, io sto cercando i CD di questo, visto che c'aveva dei CD, insomma, di musica varia, di Rambo Amadeus. Lui mi guardò, disse, boh, guarda, incomincia a guardare dietro, disse, no, non c'ho nulla, però c'ho un CD di musica strumentale montenegrina. E dico, vabbè, mi dia quello, insomma, prendo proprio. Poi dico, quanto costa? E lui mi guarda e dice, boh, guarda, non trovava il prezzo, vabbè, glielo regalo. Così ho trovato un CD di musica strumentale montenegrina così. Rambo Amadeus, per tutto il viaggio, cioè praticamente 18 giorni, non sono mai riuscito a trovare nulla, finché, ripassando da Sarajevo, tornando indietro, ci siamo fermati un paio di giorni a Sarajevo, e girando per le strade, a un certo punto vedo un omino che vendeva questi CD per strada, e dico, guardi, lei è la mia ultima possibilità, sto cercando i CD di questo Rambo Amadeus. Ah, Rambo Amadeus, ma non c'è problema, cioè... Vado, lei dice, torna dallo stanzino, in uno stanzino, tira fuori e mi arriva con due CD di Rambo Amadeus. che finalmente sono riuscito a capire che musica faceva, perché prima non questa, vabbè, queste sono cose molto, molto balcaniche. Bene, posso leggere delle domande? Prego, lei può fare tutto. Sì, grazie. Cioè, sono domande e anche considerazioni, diciamo, del pubblico. La prima la leggo è di Giulia, che dice, è verissimo, ricordo i colori, il grigio delle montagne, il verde e lo smeraldo dei bacini naturali e dei fiumi. Qua e là qualche caratteristica casa con venditori di miele ai bordi delle strade. Qualcuno la vuole commentare? Sì, è un po' quello che si è detto prima, comunque sì, lei ha aggiunto anche il dettaglio del miele, sì, che anche lì è uno fa parte, come si era detto prima, del percorso culinario, ecco. Certo, poi sono tutta roba fatta in casa, e non solo il miele, ma anche la rachia, come diciamo, ottima rachia. Sì, era pronta per stasera, poi è stata tirata in ballo la birra, allora ho preso quella. Allora, Lorenzo invece ci scrive, Sarajevo Mostar si può fare anche in treno e il viaggio è comodo e piacevole, oltre che economico. Mi pare venga una trentina di marchi in seconda classe, carrozze molto moderne ed interni ben curati. Qualcuno di voi che ha fatto un viaggio in treno? In bus, io almeno mi sono sempre mosso in bus o in auto nei Balcani, in treno, a parte la... il niche
Sofia, quindi Serbia, Bulgaria, che ho fatto più volte in treno anche con Luca, non solo con Luca. Siamo in auto e soprattutto in bus, in auto, in treno non abbiamo mai sperimentato, ma comunque penso che, come il nostro amico qua ci dice, può essere interessante anche provare il treno. Io ho provato il discorso di Giulia, sì, l'acqua è molto, molto pulita, molto, come diceva appunto Luca, c'è questo particolare che a Mostar mi cade la macchina fotografica nel fiume, dove feci anche il bagno, anche prima, e ritrovai la macchina fotografica che era talmente pulita, mi si rovinò completamente, recuperai solo la memory card, per fortuna, quindi le foto furono salve. Ma non fu difficile perché l'acqua era veramente cristallina, smeraldo, pulitissima. È anche consigliabile appunto dedicare un pochino di tempo, magari anche solo a dedicarsi un'oretta, un paio d'ore a prendere il sole, magari farsi un bagno nel fiume e godersi la natura, non solo il viaggio come piace a noi, che anche le razze, anche non solo correre per vedere solamente i posti in sequenza come i giapponesi, fare fotografie di qua di là, ma anche godersi il paesaggio, prendersi il proprio tempo per rilassarci un po', e la Bosnia è l'ideale comunque a livello di semplicità di tutto, ottima cucina, ottimi luoghi, belle montagne, bei fiumi, cioè anche per chi ama la natura è un posto molto consigliato. Bene. E, ricordo sempre tornando a Lorenzo, ricordo poi anche il viaggio per Sarajevo da Niskic in minivan, unico mezzo disponibile, suggestivo dal punto di vista paesaggistico ma tutt'altro che comodo e sconsigliato a chi soffre di mal d'altro. Vabbè, le strade sono un po' tortuose, diciamo così. Noi ricordiamo un Podgorica Niš che era un 10 ore di bus. Che insomma fu altrettanto però anche questo la Bosnia non è così drammatico, diciamo, sì, è più tortuoso. Mi sento di segnalare, visto che avete detto il Podgorica Niš, invece il Podgorica Niksic, che è appena più a sud dell'Erzegovina, però è stata la parte finale del percorso che feci io, ed è proprio bello, c'è un trenino anche abbastanza frequente che praticamente viaggia sul costone di una valle che è abbastanza alta, per cui sedendosi dal lato giusto ovviamente si ha una bella vista della valle che poi porta praticamente da Niksic a Podgorica. Diciamo che ora abbiamo un po', siamo andati anche un po' avanti con l'orario, quindi penso che sia arrivato anche un po' il momento di tirare un po' i remi in barca, come si suol dire. Purtroppo abbiamo avuto questi problemi tecnici che proveremo a risolvere, va bene, e quindi ci scusate anche se c'è chi salutava la nonna, chi mangiava, chi beveva, però diciamo noi siamo così, noi siamo viaggiatori, ma non siamo dei professionisti, noi saremo anche un po' arrabattati, però l'importante poi è la sostanza, diciamo, ecco, siamo così. Volevo solo dire una cosa, una piccola particolarità, poi magari faccio un giro veloce, che un altro punto particolare della Bosnia, che uno va a fare, anche forse ci pensa poco, la Bosnia ha un mare, ha uno sbocco al mare, che è la cittadina di Neum, che è praticamente particolare perché questo piccolo, chiamiamo, non si può neanche definire corridoio, è davvero proprio solo la cittadina, taglia in due la Croazia, quindi prende la zona di Spalato dalla zona di Dubrovnik. E la cosa particolare è che ci sono, quindi nel giro di pochissimi chilometri ci sono quattro frontiere, perché esci dalla Croazia, entri nella Bosnia, esci dalla Bosnia e rientri in Croazia. Ed è, tra l'altro, è un pezzo di mare anche bello anche per fare le vacanze. Non è così considerato. Le persone magari che vanno in Croazia, Neum non la considero. Però, come abbiamo visto, io almeno per quello che ho visto, non è neanche male come spiaggia. E un'altra cosa per dire a tutti quanti, anche che magari per noi può sembrare scontato, però per andare in Bosnia basta la carta d'identità. Basta la carta d'identità per noi diciamo italiani, noi appartenenti all'Unione Europea, e consiglio io personalmente di viaggiare se possibile con la propria macchina, altrimenti vabbè, i mezzi non mancano, i bus, i treni e cos'altro. C'è una domanda in extremis, mi pare, signor cancelliere, giusto? Sì, vorrei, cioè,
Ce la fa il ce la fa Claudio. Vorrei chiedervi se avete aneddoti sull'anima di Sarajevo, città di reciproche tolleranze prima e dopo la guerra balcanica. Allora, non ho inteso bene il senso della domanda. Un po' di aneddoti l'abbiamo raccontati, però non so se qualcuno ha inteso meglio di me e vuole dire qualcosa su aneddoti particolari. Non so che tipo di aneddoti. Sono aneddoti, se posso interpretare il pensiero di Claudio, aneddoti che ricordano proprio la tolleranza tipica di Sarajevo, ecco, che testimoniano la tolleranza di questa città. Allora, personalmente aneddoti in particolare su questo, di questo genere non ne ho. Sicuramente dico che io quelle esperienze che ho avuto, non ho mai visto questo grosso, persone con questo grosso odio, diciamo, tra uno verso l'altro. Certo, ovviamente i problemi non mancano, come ho detto nel mio intervento iniziale, purtroppo i problemi non mancano e secondo me, questa è un'opinione personale, un po' in tutti i Balcani, in alcune zone soprattutto, un po' qualche piccolo sotto la cenere, qualcosino c'è sempre, qualche piccolo qualcosa, il fuocherello acceso. Ma questo, voglio dire, c'è dovunque, cioè, volendo, il fuoco acceso c'è anche in Italia, vogliamo dire. Non so se qualcuno vuole aggiungere qualcosina di, non lo so, forse Marcello, non lo so se lui ha più esperienza da questo punto di vista. Diciamo, mi viene in mente un episodio dell'estate scorsa, che quando siamo passati la seconda volta da Sarajevo tornando al Montenegro, che avevamo prenotato una camera presso una casa, insomma, una specie di bed and breakfast di un signore che ci mandò, tra l'altro per farci arrivare lì ci mandò un video con la colonna sonora, non mi ricordo se di un tipo Star Trek o cosa del genere, insomma, praticamente ci faceva vedere il percorso attraverso il video, doveva arrivare. Arrivava a questo posto, arrivavamo lì e praticamente il posto era, la strada era piccola, non si riusciva a parcheggiare, insomma, poi c'era una specie di spazio al lato della strada che però dava su uno strapiombo perché non c'era la ringhiera, insomma, e non si sapeva bene dove parcheggiare, e a un certo punto esce fuori questo signore, capisce che eravamo noi quelli che avevamo prenotato, e dice: dovete parcheggiare qua, insomma, questo spazio cioè è mio, l'ho comprato e l'ho preso apposta, insomma, noi insomma ci stavamo un po'. Allora a questo punto dice: vabbè, chiede lui di mettersi alla guida e si mette, praticamente si fa manovra lui, ma è stato bellissimo perché è uscito dalla strada e poi per rientrare a un certo punto è arrivato un camion che doveva scaricare degli elettrodomestici, quindi lui si è fermato e si è messo a parlare con degli amici, insomma, la cosa è durata un po', insomma, no? Questo è tipico, Sarajevo. Voi dovete avere molta pazienza, naturalmente, se non è come da noi. E, insomma, poi dopo tutto questo ci riporta, riesce a torna indietro, parcheggia in questo spazio che noi insomma ci peritavamo, ci fa entrare insomma, in casa, e poi subito dopo ci chiama, dice: scendete, io abito di sotto, e subito ci ha fatto il caffè, la rakia, ha cominciato a raccontare la sua storia, tra l'altro era una storia che lui era, insomma, abbastanza giovane, lui era bambino durante la guerra, mi ricordo anche l'episodio che mi è venuto in mente durante il nostro lockdown, no? Lui raccontava che lui durante la guerra aveva 4 anni, voleva andare a giocare, perché lui abitava praticamente nella zona sotto dove stavano i cecchini serbi, insomma, e lui voleva andare a uscire a giocare, i genitori lo chiudevano in casa a chiave, e questo, dice, è successo per 4 anni, perché rischiava di farsi ammazzare, insomma, no? questo signore ci ha accolto come fossimo stati grandi amici da sempre, chiaramente questa è una cosa che da noi non succede assolutamente, caffè, rakia, storie di vita, così. Questo naturalmente il caffè balcanico, il caffè bosniaco, che è un caffè che ovviamente va sorseggiato con calma, con te, col tempo, anche perché è fatto apposta per socializzare, questo. Certo.
Quindi, che poi insomma... è il classico caffè, diciamo, caffè turco, caffè greco, dove insomma, a seconda di dove ti trovi, in altre zone sì, si chiama, sì, sì, ognuno lo chiama giustamente così. Il caffè turco, insomma, poi sì, però diciamo, bisogna usare i termini appropriati a seconda di dove ti trovi. No, sì. Questo l'abbiamo imparato viaggiando, no, anche soprattutto in alcune zone. Bevi al volo, allora, di bere della sabbia. Cosa tu sai? Mediterranea Badantuona, cioè bisogna saper aspettare, quindi aspettare che decanti, se no ti sembra di bere della sabbia perché c'è tutta, come si dice qua in Liguria adesso, la bratta, adesso non so se dice, con quella sottana, cioè tutta la parte sembra sabbia, quindi se tu attendi te lo gusti appieno. La lentezza balcanica, oh. Sì, anche perché ti raccomando, cioè, c'è proprio questo modo di dire, uno prende il caffè e si racconta insomma agli altri, cosa che noi non cosa abbiamo, che noi non abbiamo, noi andiamo al bancone, sì, è un tema sociale in tutti i Balcani, quindi si parla, si racconta, si passa quell'oretta, quella mezz'oretta al tempo che si è disponibile, ma non è una cosa veloce da fare in fretta e furia come spesso in Occidente, in Italia succede. No, Vabbè, io direi che possiamo essere in chiusura, anche perché diciamo se siamo andati un po' in là, farei un saluto a tutti quanti, se avete proprio una cosa da aggiungere, ma velocemente, e poi lasciamo la parola al nostro Marco Lopez per la chiusura finale. Non so se iniziamo, non lo so, Claudio Berti, Obe, c'hai qualcosa? No, beh, io penso che... Un saluto e via. Sì, un saluto veloce, perché comunque potremmo stare veramente delle giornate a parlare di Balcani, quindi consiglio quello che come, di andare a vederlo con i propri occhi, con la propria calma, come si è detto anche adesso, con calma, viverlo con calma, come abbiamo detto nell'ultima parte finale della parlata che stiamo facendo. Tutto qua. Claudio Serafini? Io confermo quello che ha detto Claudio, in effetti è proprio così, è un posto molto interessante, ci si diverte, soprattutto succedono cose strane, inaspettate, e però ecco, bisogna andare un po' con la forma mentis, che il rapporto col tempo non è quello che abbiamo noi, per cui sì, ecco, ha poco senso anche arrabbiarsi, perché poi si torna a casa, ti porti dietro il ritardo e l'incazzatura, per cui la si prende con filosofia, se ci vuole tempo ci si metterà tempo e così ci si possono gustare di più le cose, insomma. Luca? Ma volevo finire con un aneddoto, ti ricordi quando eravamo a Neum che c'era la tipa del guardaroba, insomma, abbiamo lasciato i bagagli che abbiamo fatto, che era andata, noi non la trovavamo perché aspettavamo l'autobus dopo e quindi eravamo anche abbastanza di fretta, abbiamo fatto la nostra piccola visita e non la trovavamo. Cioè, dove è andata, qua perdiamo il nostro auto. Invece la trovammo dopo pochi minuti che era andata ad affittare delle case che lei aveva, quindi abbiamo un doppio lavoro per fargli capire questa, anche arrangiarsi, questo comunque devi stare sempre sul pezzo, perché magari la tipa del portabagagli che ti tiene i bagagli fa un altro lavoro nel frattempo, quindi c'è anche questo misto di inventiva, di improvvisazione, e quindi oltre appunto, questo è un aneddoto per farvi capire, il clima balcanico è anche questo, questa confusione, questa non cose tutte precise, ma molto comunque anche il rapporto umano con le persone, come dicevano anche Marcello e tutti qui, è anche interessante perché le persone sono anche molto aperte, molto disponibili e ti danno molto anche dal punto di vista umano, che sia un racconto, che sia un caffè, che siano quei 10 minuti in cui puoi anche interagire con le persone, come magari in altri tipi di viaggio non può succedere perché ci sono troppi turisti o comunque la gente è molto aperta. Quello è molto importante, mi è sempre piaciuto in tutti i Balcani, questa, oltre alla musica, oltre al cibo, oltre alla natura, oltre alla storia, quindi un viaggio completo a 360 gradi, direi. Un saluto a tutti e direi che per oggi è tutto per la mia parte. Aggiungo, è anche la rakia di mattina alle 10 di mattina per colazione degli anziani che per benvenuto ti raccontano la loro storia. Quindi per far capire che comunque non c'è amicizia dopo la guerra, comunque si è tornati a delle cose che i nazionalismi avevano esasperato.
anche se comunque poi c'è anche il lato, però diciamo non è questo, sì, no, non è qui, dobbiamo approfondire questo lato. Marcello, un saluto finale. Puoi aggiungere una cosa, per i viaggi, un consiglio che darei ai viaggiatori che vogliono andare ai Balcani, questo non vale per tutti i Balcani, non solo per la ex Jugoslavia, anche la Romania, la Bulgaria, non siate banali con la storia, nel senso cercate di informarvi bene, perché la storia per questi popoli è molto importante, cioè voi lo capite dal fatto, per esempio, che anche l'uomo della strada, la donna della strada, spesso vi racconta le pezzi di storia del paese, sapendo che voi siete straniera, ma voi non conoscete questa storia qua. Io per esempio mi sono assorbito una volta in Romania dalla Costanza, dall'aeroporto alla stazione ferroviaria, che insomma, tipo un 40 minuti di viaggio in autobus, una signora che mi ha raccontato tutta la storia dei daci, insomma, no? Che abitavano nella zona. Questo vale anche io l'ho notato, insomma, anche nella ex Jugoslavia, in Bosnia. Non siete banali, perché è importante. E qui mi viene in mente, racconto l'ultima cosa veloce che mi è capitata a me 3 anni fa. Io ero ospite a Sarajevo, sono stato un paio di settimane proprio a Sarajevo, in una specie di appartamento che una signora affittava. Un appartamento molto bello, ristrutturato nella zona vicino allo stadio Koševo, e in collina. Era tutto bellissimo, tutto ristrutturato, però c'era una cosa, cioè nella porta a vetri della camera c'era un buco nel vetro, come se fosse tirato, qualcuno avesse tirato una sassata, no? Noi ci siamo dato le chiavi e io tutti i giorni vedevo questa cosa qua, questo buco nel vetro, e dicevo, ma strana sta cosa, cioè tutto bello ristrutturato, tutto moderno, pulito. E poi c'è questo buco, ma forse pensavo saranno stati quelli che erano prima di noi, che magari avranno rotto il vetro, non hanno avuto il tempo di cambiarlo. Dopo i 15 giorni, quando il signore è venuto a prendere il compenso, l'affitto, gli ho chiesto, ma come mai che avete, in questo appartamento così bello, c'è questo buco nel vetro? E lui disse, questo buco nel vetro è il buco, è il segno di una scheggia di mortaio che durante l'assedio di Sarajevo centrò in casa, ci rischiò di ammazzarci tutti e partì verso il vetro e spezzò il vetro. E noi dice, questo vetro non l'abbiamo mai più cambiato, ricordo, perché noi dobbiamo sempre ricordare questo pezzo della nostra storia, non dobbiamo, come dire, farci condizionare, ma dobbiamo ricordarlo. Per questo io dico, ecco, tante volte mi è capitato nei Balcani situazioni simili. Storia è qualcosa che le persone di questi luoghi sentono in maniera particolare, quindi essere banali o approssimativi non è bene. È meglio sempre essersi letto qualcosa prima di andare in questi posti. Sì. Va bene, io chiudo dicendo che chi ci vuole comunque seguire e avere notizie anche su di noi e leggere anche non solo dei Balcani ma anche di tutto, ci sono i nostri riferimenti sotto, in sovrimpressione, come si diceva una volta, come diceva Raffaella Carrà, per chi chiama da fuori Roma, si diceva una volta, e il sito nostro è www.viaggiatoriindipendenti.it. comunque poi sul nostro canale ci sono le altre puntate, le altre dirette che abbiamo fatto nei giorni precedenti, e prossimamente ne avremo anche, tra pochi giorni avremo le altre, quindi basta seguirci, parleremo di altre, ovviamente di altre altre zone di viaggio. Ci scusiamo ancora per la situazione tecnica, ma va bene, l'importante è che siamo andati in onda, insomma, che la situazione l'abbiamo più o meno risolta così. Io ora lascio la linea per il gran finale al nostro cancelliere, il signor Marco Lopez, e arrivederci a tutti quanti. Ciao. Ciao, arrivederci. Benissimo, ringrazio il pubblico, ringrazio i gentili relatori di questa conferenza, ringrazio in particolar modo Luca che ha saputo fare il regista in condizioni difficili come in questa serata. Del resto, come sappiamo, evidentemente i poteri forti non sono dalla nostra parte.
E comunque io spero che la conferenza vi sia piaciuta, vi invito a seguire i prossimi appuntamenti e comunque appunto spero che la conferenza vi sia piaciuta, anche perché la vostra soddisfazione è il nostro miglior premio. On the road again!